Una seconda volta, un incontro con Vincenzo Vocerelli, attore molto noto, in un negozio Esloder. Come mai questa frequentazione? Ma guarda un po', carissima, ben ritrovata, ben ritrovati a tutti gli amici del web. Sono stato invitato a provare questa crema, pare miracolosa, miracolosa. Ma crema per che cosa? Perché tu sei un uomo molto bello. No, quindi, grazie. No, la crema è sempre importante, insomma, non è solo un semplice vezzo di vanità, ma è giusto prendere cura del proprio corpo. A parte noi che facciamo questo lavoro, lavoriamo con l'immagine e la comunicazione, ma è importante, come dire, proteggere il volcro della nostra anima, perché penso che sia un regalo anche per chi ci sta vicino, per chi ci ama, per chi ci abbraccia e chi ci dà la buonanotte. Sabrina Cucchero, questa sera naturalmente sei nel tuo ambiente ideale per poter poi invitare le donne ad essere super sexy, giusto? Certo. Donne belle e sexy. Ti piace questo negozio? È una profumeria molto molto carina, devo dire. I trattamenti sono veramente belli. Venite. Tu hai già usufruito di un trattamento prova? Sì, quello delle creme. Adesso sono in attesa per il trucco. Non ne hai bisogno. Oh, grazie. Ciao. Maria Rosaria, fammi un filmato che ti faccio il quadretto. Ma guarda un po'. Però mi... Ciao cara, anche tu qui. Vedi, mi stavo scegliendo un luccidalabbra, però perché deve luccicare. Allora io pensavo, volevo un consiglio. Ma io credo che tu magari non ne hai bisogno, visto che sei così bella brillante. Vedi, ma questo? Comunque diamo un consiglio per questi prodotti. Vedi che, ecco, questo è un colore molto adatto a me. Adatto a te. A me, vedi? E quindi io pensavo che magari poteva... Tu mi consigliavi questo, vero? Io ti trovo bene con qualunque colore. Questo potrebbe essere nuovo per te. Poi vedi anche queste, le perle, sempre per truccarsi. Ci sono un po' di tutto. Oh, ma qui abbiamo tutte le belle donne della capitale. Naturalmente anche Agnese Sanchez, cara, anche tu questa sera. Tutta blu. Che cosa scegli? Un ombretto blu? No, un illumino. Illumino. Qualcosa che illumina. Ma c'hai Senti cara, guarda che meraviglia. Sei tutta una pubblicità vivente. E certo, sono fashion. Fashion. Allora, tu su quali prodotti vuoi orientarti? Dunque, dovrei andare già su qualcosa delle rughe, no? Le rughe, ma dai. Passati 40. No. Però... Non mi sembra il caso, ma potrei buttare su un gloss, visto che io non porto rossetti. Che dici? Ma va bene, vedi un po' un gloss o vado diretta al reparto rughe? Ma quale rughe? Ancora, no. Ancora reggo? Sì. Intanto noi approfittiamo di una pausa per prenderci un bel cocktail. Qui, in questo bellissimo negozio, in via del Bambino 54. Meraviglioso evento. Ecco, cosa sceglierai? Cosa sceglierei? Ah vabbè, no, dici, no, vorresti scegliere. Allora, io sceglierei un massaggio come prima cosa per rilassarmi e tonificarmi. Massaggio alle spalle, massaggio... Ho appena provato un massaggio al viso, tonificante, e contorno occhi. Tant'è che mi vedete struccata perché sono in attesa di poter essere struccata. Noto che sei abbastanza luminosa, quindi senza trucco stai benissimo. Io ti ringrazio di cuore, è evidente che sei una mia cara amica e che la stanchezza mi dona. Cosa dirti, tesoro? Comunque in questo meraviglioso luogo di sorprese e di oggetti preziosi sceglierei sicuramente le creme tonificanti e, perché no, essenze, bagnoschiuma, profumazioni fresche per andare incontro all'estate e make-up. Sono una partita del make-up, quindi make-up dai toni naturali. Perfetto. A te una domanda sul tuo Woman and Bride che sta spopolando nelle edicole e negli alberghi di... A quante stelle?
5 stelle, 5 stelle lusso e anche qualcosa a 7 stelle. A 7 stelle, certo. E allora, quali le novità per l'estate? Tantissimi, a cominciare dai prossimi redazionali ormai in cantiere, che saranno scattati fra fine aprile e maggio. Ecco qui anche la fotografia del Rosatelli. Temi chiaramente molto più estivi e non posso anticipare più di tanto perché sarà una sorpresa. Un nuovissimo partner per Woman & Bride, molto importante, e due carissimi amici che sono Davide e Ilaria Racciti dell'Atelier Miss Bride, che è un nuovissimo monomarca di Antonio Riva e si trova nel cuore di Roma a Palazzo Cardelli. Adesso veniamo alla... al Deus Ex Machina di questo gran galà delle Margherite. Per la presenti? Con molto piacere, ho l'onore di presentarti e qui accanto a noi Bianca Maria Cariggi Lucibelli, una carissima amica e, come accennavo, una grande professionista che ha dato e continua a dare veramente tanto alla società, al mondo della moda in particolare, perché i suoi eventi hanno sempre un profondo messaggio culturale e sociale e comunque c'è sempre un, sono sempre contestualizzati all'interno di messaggi di beneficenza, quindi in collaborazione sempre con prestigiosissime onlus che ogni anno cambiano per poter dare sempre qualcosa di più a molteplici società, oltre ad essere eventi ovviamente organizzati in maniera magistrale. Ho detto fin troppo, quindi vorrei adesso appunto passare la parola a Bianca sia... Maria che sì. Galà delle Margherite alla 24esima edizione, il Presidente della Repubblica ha inteso premiare questa mia costante, veramente costante iniziativa con una medaglia d'oro che io ho donato. Come l'ho ricevuta, l'ho donata all'Istituto Vaccari, così rimane lì. Tornarne mi compone, perché è una cosa che ci credo tanto, va avanti bene, quest'anno è per viva la vita, la ONLUS è presieduta da Erminia Manfredi, che si occupa dei malati di SLA. Allora, al prossimo appuntamento ci saremo. In questa postazione cosa si fa? Questa postazione è dedicata al massaggio con le nostre creme più esclusive, è un massaggio di pochi minuti, effettuato soprattutto con la digitopressione, che va ovviamente a drenare, a defaticare, a ossigenare meglio i tessuti con i nostri prodotti più esclusivi. Nelle creme di Renutriva, a seconda del profilo di pelle, o nutriente, o rivitalizzante, rassodante, anche il massaggio ai contornocchi e alle mani. Quindi è una postazione dedicata a un break della bellezza dedicato proprio al relax della pelle con le migliori tecnologie. Ciao dal mondo della bellezza. Ringraziamo Estée Lauder, ringraziamo la profumeria di Via del Babuino, ringraziamo Sonia. Un bacio.